Quest'anno abbiamo chiesto ad ospiti illustri dell'Egitto dell'Orco e del Rifugio dei Grillisti di comporre il calendario estivo per il 2019. L'idea è stata presa con tanto entusiasmo e dopo aver costruito un tavolo di lavoro sono uscite delle idee sensazionali. Ed ecco che possiamo nuovamente proporvi un calendario estivo senza precedenti. L'anno che verrà sarà distinto per la sua qualità. La ricerca di un posto a meno svetta in cima alla lista dei miei pensieri. Pertanto propongo di andare tutti assieme in un luogo di pace. Niente di meglio che una visita a Soave. Certo, Soave è una piacevole cittadina che si trova sulle prime montagne veronesi, scavate dal corso dell'Adige. Il centro della città inizia con Piazza Cavalli e si snoda lungo le sponde della collina. Consigliata per tutti la visita durante una bella giornata di sole, per ridare colore alla bronzatura durante il mese di luglio. Diversi esperimenti dimostrano la presenza della gravità all'interno delle molecole. Nuovi studi aumentano l'intensità di flusso dei fotoni all'interno dell'atmosfera di montagna e riescono a incrementare notevolmente l'effetto gravitazionale, rallentando il moto delle particelle complesse. Andiamo a verificare questa teoria con le molecole più lente di acqua cheta, col maggior fascio luminoso possibile, a luglio. Acqua è una caratteristica cascata da sempre molto pacata. Situata lontano dalle montagne di San Marino, sulle cime che sbordano verso Firenze, è particolarmente apprezzata dagli studiosi che ne esplorano il fondo, spesso disponibile alla vista. Ehi amico, mi sono fatto un viaggio che ci andavo a piedi. Perché ero tutto piccolo e facevo presto a spostarmi. Guardando dentro la finestra del Papa, non lo trovavo mai. Secondo me era quello a passeggiare sui canali. Non posso resistere, devo tornare all'Italia in miniatura. Situata sulle spiagge di San Marino, sotto la laguna di Rimini, il piccolo parco è sempre in espansione e tutti quelli che ci tornano hanno provato emozioni meravigliose. Quelli che non ci tornano invece non lo hanno apprezzato, ma noi lo propiniamo comunque per spezzare il ritmo della siesta di luglio. Lo frequento tutti i giorni. Perché segue lavori di ristrutturazione. Hanno deciso di dare aria ai locali, così stiamo buttando giù tutte le pareti e poi spostiamo i vecchi muri verso nuove aree inutilizzate. Per quest'anno non dobbiamo perderci una visita al Palazzo dei Ridracoli. Situato sulla costa toscana per Pietrapazza e Correzzo, necessita davvero di grandi ristrutturazioni. Guardate come si è tutta schiacciata la volta del soffitto e come hanno dovuto adattarsi spostando le cucine all'aperto. Con tutti questi lavori dovranno sicuramente ritoccare il listino, ma in ogni caso l'appuntamento è fissato per la prossima apertura, prevista a luglio. Se non temete l'avventura, volate con me per un viaggio mozzafiato. Resteremo in alta quota dove non osano le aquile. Guarderemo sorgere e tramontare il sole senza mai fermare il nostro cammino. Perché solo in questo modo
si potranno superare vivi le tre cime di Lavaredo nella cornice di luglio. Il giro più semplice dura solo 5 ore ed è consigliato per chi vuole mettersi in movimento dopo una lunga giornata lavorativa. Purtroppo, la prima parte del sentiero è leggermente coperta dagli alberi, ma fortunatamente l'intero percorso rimane sempre esposto al sole. Al vostro ritorno potrete persino assaggiare un po' di acqua di montagna, ovviamente dando precedenza alle mucche. Allora, vi piacciono le idee per questa stagione? Beh, se nessuna di queste proposte è riuscita a convincervi, sicuramente l'Orco Oracolo avrà la risposta giusta per voi. Preparate i bagagli ed accorrete numerosi, perché non potrete resistere ai suoi consigli dell'orco. E per chiudere la stagione in allegria, l'Orco Oracolo vi invita personalmente al grandioso appuntamento con Mangia la Foto. Ricordatevi di scattare le vostre foto durante tutti gli appuntamenti estivi. Inviatele all'Orco Oracolo e vincete una montagna di premi. E se non avete nessuna fotografia, non preoccupatevi, vi potrete consolare con una solenne grigliata. E allora, buon divertimento con le gite dell'orco!